Ora, passando alla seconda istituzione presente oggi, sono lieto di presentarvi il signor Rodolfo Giampieri, presidente dell'autorità di sistema portuale dell'Adriatico Centrale, che ha il ruolo di project leader, leader di progetto. Signor Giampieri, ha la parola. Buongiorno, un ringraziamento a tutti quelli che hanno lavorato perché questo progetto prendesse corpo. Sono stati tutti molto bravi, ma un ringraziamento anche al mio amico Pino Musolino che con questo video ha veramente emozionato e ha dimostrato quanto una città come Venezia possa essere veramente ambasciatrice nel mondo del bello, del raffinato, ma soprattutto di storia e di futuro. È molto interessante questo progetto perché è in un contesto importante, il contesto della macroregione Adriatico-Ionica, una macroregione che ha trovato nel mare e trova nel mare la connettività tra le due sponde, quella dei Balcani e quella dell'Adriatico italiano. Sono cose importanti. La macroregione ci ha insegnato a superare i campanili, a superare i confini, a parlare una lingua unica di un mare che dobbiamo interpretare, secondo me, come un ponte fluido che unisce due sponde che in qualche modo devono parlare una lingua comune, devono creare progetti comuni, devono identificare uno sviluppo comune. E questo di Remember è un progetto comune che unisce, che fa sintesi, ma che fa anche un unicum dentro il quale proporre che cosa? Proporre uno degli elementi di sviluppo che è la cultura, che sono ormai imprescindibili. Passa attraverso la cultura, passa attraverso il turismo culturale, passa attraverso il turismo di qualità. E questo concetto che riporta i porti al centro dell'attenzione, io credo che sia molto interessante sotto tanti punti di vista, soprattutto quello del ristabilire un corretto rapporto tra porto e comunità. Spesse volte questo rapporto si è in qualche modo lacerato, alcune volte i porti e le città non hanno più dialogato. Credo che questo sia uno degli elementi per cui il rapporto porto-città, porto-comunità torna ad essere di attualità. I porti ormai debbono essere interpretati come gli ambasciatori della blue economy. I porti sono i luoghi attraverso i quali la blue economy, che è un titolo soltanto se non viene declinato in atti concreti, diventa motivo di sviluppo vero. Nei porti c'è di tutto, c'è la pesca, c'è il lavoro, ci sono i passeggeri, c'è la storia, ci sono i monumenti. Per cui la sintesi di una civiltà, la sintesi di una civiltà che si è sviluppata attraverso il mare, la sintesi di rapporti che si sono sviluppati attraverso il mare e che naturalmente hanno come elemento unico, come porta unica d'accesso ai territori, i porti. Credo che questo riporti i discorsi all'interno di un concetto molto importante, che è quello dell'identità. L'identità è uno dei temi importanti che vanno riscoperti, deve diventare orgoglio. Non deve diventare il limite del dire ho fatto sempre così, chiaramente, ma sono le radici dalle quali partire per confrontarsi e sviluppare un futuro diverso. Non dobbiamo far finta di non rendersi tutti conto che il Covid-19 sta cambiando alcune percezioni, sta cambiando alcune sicurezze.
sta cambiando alcuni valori che in qualche modo dovremmo interpretare molto velocemente per non rimanere spiazzati. E la riscoperta del ruolo economico del porto da parte delle comunità è una cosa importante, ma se viene il tutto condiviso con la riscoperta che le radici di un territorio, le radici di una comunità sono nate intorno ai porti e lo possiamo vedere benissimo dai monumenti importanti, dai monumenti storici che ci sono all'interno dei porti. Ecco, questo io credo che debba diventare un modo nuovo di affrontare termini nuovi di sviluppo, perché poi alla fine lo sviluppo è un elemento che si conquista tutti i giorni, che si costruisce tutti i giorni e nei quali, per esempio, Pino Musolino e tanti altri presidenti, insomma, dei porti si misurano costantemente, rimettendo al centro uno degli elementi di sviluppo che sono nostri e non possono essere in qualche modo dimenticati. Parliamo di sostenibilità, la sostenibilità ambientale è uno delle nuove grandi sensibilità alle quali dobbiamo rispondere con decisione, però anche con idee nuove. La tecnologia credo che sarà uno degli elementi che ci aiuteranno molto nella riscoperta della sostenibilità ambientale. Perché, come diceva un filosofo, che a me ha colpito molto, tutti vogliono tornare, questo motto, tutti vogliono tornare alla natura, ma nessuno ci vuole tornare a piedi. Per cui è evidente che alcune conquiste di comodità devono essere adesso sopportate e supportate dalla tecnologia, che in qualche modo ci deve aiutare. Perché la sostenibilità ambientale non è sufficiente, va accompagnata dalla sostenibilità economica e dalla sostenibilità sociale, altrimenti rimane anche quello uno dei titoli, un titolo senza nessun tipo di svolgimento. Io amo ricordare e dire che ho un'età nella quale le mie maestre davano i titoli dei temi, però sotto dovevano scrivere svolgimento, cioè noi dovevamo fare lo svolgimento. Qui siamo sempre troppo spesso in questa età contemporanea, fermi ai titoli, ma i titoli servono poco se non ci sono gli svolgimenti, che sono le cose più difficili da fare. Facile dare un titolo, difficile fare gli svolgimenti. Ne parlavamo con Pino Musolino anche ieri. Quanta pressione, quante decisioni, quante responsabilità ogni giorno ti devi prendere in un mondo che sta cambiando velocemente. Sta cambiando velocemente soprattutto i paradigmi di riferimento. Ecco, io penso che su questi temi la riflessione deve essere profonda. Deve essere profonda perché? Perché dobbiamo essere in qualche modo relazionati bene e contemporanei a che cosa? A una necessità di cambiamento che il mondo moderno sta spingendo in maniera molto forte e molto veloce, che va a sbattere però con una burocrazia difensiva che rende tutto più difficile. E allora, se modificare una destinazione di una banchina, se modificare la destinazione di una zona portuale, ad Ancona abbiamo recuperato alla città un'intera zona portuale che ormai serviva poco ai traffici commerciali, ma che invece era piena ed è piena di monumenti, Arco di Traiano, un Arco Clementino, cioè reperti storici, spazi di ricordo di una partenza di 800 anni fa di San Francesco per l'Africa. Per cui ci sono spazi molto importanti, recuperati alla città, ma l'abbiamo recuperati per creare anche nuova economia. Beh, cambiare le destinazioni, attualizzare le necessità, vuol dire entrare in un ginepraio di
di filiera di autorizzazioni che veramente ci vuole tanta costanza, tanto coraggio per affrontare con forza questi temi. Ci tengo a sottolineare quanto la tecnologia, come sosteneva Pino Musolino, stia semplificando la nostra vita. Oggi ci stiamo parlando a chilometri di distanza uno dall'altro in maniera perfetta e precisa, e quella stessa tecnologia però ha dato un impulso di velocità che in qualche modo deve avere risposte a tutti i livelli. La velocità della tecnologia è una velocità che ha abituato le persone ad avere le risposte in tempi reali e non aspettano neanche più, non hanno neanche voglia di aspettare i tempi. Per cui, se non parametriamo la società complessiva a queste cose, è evidente che alcuni problemi ce l'avremo. Fare un museo virtuale, ma soprattutto mettere in relazione tante realtà diverse, sarebbe stato impensabile senza la tecnologia. Ecco, io credo che queste sono le grandi trasformazioni della società. Dopo la corrente elettrica, dopo le grandi invenzioni, io credo che l'informatizzazione, internet e tutto il mondo della tecnologia avanzata siano le nuove frontiere del cambiamento. E noi oggi, con questa iniziativa, ci mettiamo dentro al cambiamento, parlando una lingua moderna, rispettando la nostra storia, partendo dalla cultura, partendo dalle realtà culturali, partendo dalla nostra storia, non rinnegabile, anzi da esaltare, trasformandola però in modernità. Questo è quello. Noi avevamo sempre pensato che i monumenti fossero da tenere dentro teche di cristallo. Oggi credo che vadano anche in qualche modo goduti e utilizzati dalla comunità, con rispetto, ma goduti e utilizzati dalla comunità. Ecco, io concludo l'intervento soltanto ribadendo questo. Questo progetto molto interessante, molto importante, e ripeto, ringrazio tutte le persone che hanno lavorato e stanno lavorando e lavoreranno a questo progetto molto ambizioso, che abbraccia la storia passata, ma interpreta il futuro creando una rete tecnologica di assoluto rilievo. Ecco, questo è uno dei metodi e dei modi per ristabilire rapporti corretti tra città e comunità, per ristabilire rapporti corretti tra porti e persone, ma soprattutto per mettere al centro dell'attenzione il mare, perché a parole è sempre stato al centro dell'attenzione, ma nei fatti noi dobbiamo renderci conto di quanto questa realtà, questi ponti fluidi possono facilitare i rapporti tra le persone, come sono sempre successi. Nel tempo passato l'Adriatico è stato motivo e modo per unire le culture, uniformare le idee, ma soprattutto scambi anche commerciali. Ecco, io concludo veramente ringraziando chi sta lavorando a quest'idea, ma ringraziando anche chi ci crede in quest'idea, ma soprattutto sottolineando il fatto che un futuro che parte da un passato deve trovare una condivisione nel superamento delle barriere, ma soprattutto dei confini. Grazie.